Guarda, io ti spaccherò la testa perché io ho visto il video. Vi dirò la verità. Continuare a cercare Judy, dato quello che è successo, non sembra l'idea migliore del mondo. Ma vi ho promesso un secondo episodio e quindi, a costo di farmi spaccare la testa, manterrò la mia parola. Iniziamo. Ora vado da Omi, così lo aggiorno sulle 350.000 cose che sono successe. Io sono arrivato lì con i carabinieri, siamo entrati dentro il manicomio, ho mostrato la stanza. La donna non era lei, era la Betty, famosissima Betty. La Betty fa: se andate giù verso il parco, lì c'è un altro stabile vuoto dove stava lei. Con i carabinieri andiamo, esce questa persona, ci ha detto delle cose stra importanti, ovvero cosa fa lei di solito. La mattina lei va via, innanzitutto. Va via. Ma dove va? A Milano? Sì. E che quando lo fa è senza questo Saba. Perché, per chi se lo fosse scordato, il protettore non è proprio la persona più raccomandabile del mondo. Guarda, io mi sono messo questo perché c'è Saba. Mi frega un cazzo, anche se vanno avverti, non chiamano altri. È un casino, anche se li sbirri poi dopo ti mettono a terra. Boh, okay. Ce l'hanno fatta. Se no, ti accoltella. Esatto, è quello, preferirei evitarlo. Ma c'è una novità che ancora non sapete. Prima mi ha scritto una mail il fratello. Mi ha appena scritto Starlin, che dice di essere il fratello della ragazza, e mi ha dato il suo numero e mi ha chiesto di chiamarlo. Allora io pensavo fosse tipo fake. Pronto? Sei Starlin? Sì, sono io. Puoi mandarmi la tua carta d'identità, un documento, una foto con tua sorella che dimostra che è lei? Ho una pelle d'oca perché lei è mia sorella. Adesso appena arrivo a casa, se ne 5 minuti, ti mando delle foto mie sue. Perfetto, va bene, grazie mille. No, poi facciamo di tutto per... grazie a voi, grazie a voi. Noi anni che lottiamo per questa cosa. Fosse vero, bene anche a me la pelle d'oca. E 5 minuti dopo, Starling mantiene la promessa. Mi manda la sua carta d'identità e tutto. Mi sono arrivate le prove dal ragazzo. Ed è una foto di famiglia, che è questa. E lei è questa, al 100%. Ma torniamo al nostro piano per ritrovare Judy. L'idea è quella di appostarsi la mattina presto, fuori dal posto in cui vive, sperando di riuscire a intercettarla senza il protettore. Prima di andare, però, ci serve un mezzo che non dia troppo nell'occhio. Oh, guarda lì! Vabbè, la spia del motore è sempre accesa, non preoccuparti. Macchina top per gli appostamenti. Sì. Grazie mille davvero. Buona fortuna. Dunque, con tutto l'occorrente, vado a dormire pronto per il giorno dopo. Bene. Milano è deserta. Adesso vado a prendere Gabriele e ci andiamo ad appostare nel punto che abbiamo trovato ieri guardando la mappa, sperando di riuscire a incontrarla e di avere l'occasione di parlarci. Questo è il bolide per l'appostamento. Non potevo trovarne uno migliore. Let's go. Semmai vi chiamerà Ale della giusta alle 6 di mattina per dirvi scendi, non lo fate, chiudete il telefono. Buon inizio, partiamo. Siamo appena arrivati, lei vive qua intorno, qua dentro da qualche parte. Perché c'è un muro alto e quindi non so da dove potrebbe uscire. Perché qui è pieno di posti abbandonati, disabitati, troncati. Ci sarà un'uscita, no? Ce n'è una là, ce ne sarà una dall'altro capo. E quindi potrebbe essere o questa, o questa, o ma questa, ci sono una strada intorno. O questa. Proviamo da qua, vai. Questo è un punto da cui lei potrebbe uscire. Però questo è un centro addestramento servizio cani guida per ciechi. Quindi no. Vai, gira intorno. Ma la scelta più intelligente è uscire da una parte dove lei può essere comoda per arrivare velocemente in stazione. Bisogna cercare dov'è la stazione. Ecco. Prova ad entrare. Questa è la parte più sensata. Ecco. Vedi? O quella o quella. Lei quindi abita per forza o lì o laggiù. Questa qua è quella più diroccata, quindi molto probabilmente abita in questa qui. E quindi molto 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 probabilmente uscirà da questa porta qua. Qua è un no, po'... è troppo alta l'erba. Però sembra un'erba in cui la gente ha camminato. Vedi che ci sono mezzi buchi. Dici? Ed è più bassa rispetto a prima. Davanti a quella che pensiamo essere casa sua, non c'è nessuna traccia di Judy. Così, sperando che non abbia già preso il treno, corriamo verso la stazione. Quindi noi adesso stiamo facendo la strada che lei di solito fa per andare in stazione. Il primo che arriva a Milano
È alle 7.08, tra 12 minuti. Questa qua è la stazione. Adesso bisogna trovare un luogo sensato per metterci. Potremmo far finta di andare a fare tipo una colazione. Fermiamo la macchina qua, quella è la stazione, le entrate sono una lì e una è qua dietro questo furgone. Tendenzialmente lei dovrebbe arrivare da là. E vediamo. Beh, la tipa del bar lì sicuramente l'ha vista. Facciamo un giretto, vediamo se è già arrivata in stazione. Non è nessuno, neanche laggiù. In stazione non c'è. E per non rendere la nostra spedizione un totale buco nell'acqua, con la scusa di un caffè, facciamo qualche domanda nel bar della stazione. Un americano. Ah, ok. Io... Cosa? Un americano macchiato freddo. Io ho un caffè liscio. Ci sono un americano drink. Ah. Diceva che cazzo. Perché me l'ho fatta la faccia strana? E chiariti i miei dubbi sul sospetto alcolismo di Gabriele, mostro alla barista una foto di Judy per sapere se l'avesse mai vista. Allora, a me sembra quella con i capelli lunghi, però ti chiedo una cosa, ha problemi di droga? No, non c'entra niente droga. Adesso te lo chiedo, ti sto facendo io una domanda, ha problemi di droga? Che io sappia no, lei mi hanno detto che viene ogni giorno qua. Può essere lei. Come si chiama lei? Ah, quella col cane. No, non me no. Quella che io vedo comunicare è messa male. Molto più disastrata. Per questo, aspetta che te ne mostro un'altra. Si chiama Betty, ti chiamo. Sì, ma ragazzi, voi sapete a che cosa andate incontro qua? Forse se ce ne rendessimo davvero conto, non saremmo arrivati a questo punto. Ma così per scrupolo, decidiamo di chiederglielo. Cioè? In che senso? Perché questa ragazza entra qua. Mm-hmm. Però è una di quelle che io ho mandato via. Perché? Io accetto tutti qua, casa mia e casa loro vostra. Però fino a un certo punto. Io non so se questo si vede bene cosa succede là dentro. E lì vanno quelli dei boss, li scopano. Certo. Quelle che vivono là, si fanno. E per pur di avere la dose. Certo. Quindi è questo la... il meccanismo. No, non sappiamo se lei sta scappando o se lei è costretta in questa situazione. Vorrei provare a parlarci io, che non sono nessuno, che non sono i genitori che la spaventano, i carabinieri che la spaventano, o chi lo sa, e provare a darle una mano in qualche modo, no? Ragazzi, mi state infilando in un delirio, Cioè, io ve lo do spasimatamente questo consiglio, non andate a mettervi con la gente dei vostri. State attenti, ragazzi, vi state infilando in qualche modo. Cosa vuol dire la gente dei... C'è proprio una serie di persone che voi identificate qua... essendo del posto. Noi mi chiamo Mario, sappiamo, ne parlano giornali, ne parlano più giù di giornali. Io capisco la tua buona volontà, capisco tutto, però ragazzi, qua state parlando di gente di cui voi non avete la minima idea di che capire questa persona. Forse il mondo pieno di gente come te o come voi che volete fare questo. Ma voi non avete idea di dove andate a rimpilare soldi, perché tu non mi puoi pagare. Ok, scopriti lei, così siamo a posto. Ok, questo è il giro. Questo è il meccanismo. Io l'unica cosa che voglio fare... a quel caso là. No, ma perché cosa posso notare? Niente, questo è posto, Oh, ascolta, non hai visto il filmato di quel di Rogoredo? Il cane al macete, sì, certo. Cose lì. Ecco, questi sono vali. E sono sempre loro. Allora, se vi va bene rischiate tante di quelle botte che neanche tua madre ti ricorda. Bene, se ti va bene rischiate le botte. Se non vi va bene rischiate le botte. No, veramente, ragazzi. Cazzi vostri poi. Ormai amano solo una cosa. Ma quando non vado via. Ma io ho paura che sia costretta lì. Io meno. Ti costringono in altri metodi, certo. Ti costringono a metterti la busta davanti. Vuoi andare a casa o stare qua? Ma lei non mi sembra brava, perché non mi sembrava una brava. Sì. Guarda, tu dici a me chi non sembra. Io ti faccio vedere gente che tu non diresti mai che è drogato. Mai. E questo mi ha detto che lei ogni giorno prende... Il treno? No, l'ha chiamato il trenino, non so cosa sia. Allora non è qua, ragazzi, il trenino è di là. Quello è il trenino, attenzione, sono due cose diverse. Quindi, dopo averla cercata fuori casa sua, per tutto il quartiere, in stazione, pure al bar, andiamo a caccia del trenino. Voi andate in questa direzione, sì. Seguite sempre questa strada. A un certo punto vi accorgete che ci sono delle rotaie da terra. Sono queste di questo tipo tram. Tipo tram. Esatto, okay. Il tram è un tram. È proprio un tram. Il trenino è il tram. Ok, quindi non è un trenino.
è un tram. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Occhio. Speriamo che non ci sia già stata. Abbiamo perso un po' di tempo lì, abbiamo scoperto una cosa importante, ma abbiamo perso un po' di tempo. Siamo arrivati alla fermata del trenino e diciamo che non promette bene. Potrebbero chiamarlo tram. Questo qua è il posto in cui si prende. Adesso siamo qui, appostati in questo modo. Quella lì è la fermata. Credo che non ci resti molto oltre ad aspettare qua. Siamo qua da un'oretta e abbiamo paura che se ne sia già andata. Il trenino è un altro buco nell'acqua, ma a questo punto col cazzo che ci arrendiamo. Potremmo provare a chiedere qua in giro se qualcuno l'ha vista, ma è tutto abbandonato. Qua è chiuso, là è tutto chiuso. Di là non c'è niente. Non c'è niente, no. Bar zero. Proviamo a seguire i binari del tram e vediamo. E mentre li seguiamo, scopriamo pure di aver appena passato un'ora appostati nel punto sbagliato. Non capisco perché quelli del bar ci hanno mandato a questa fermata qua se ce n'è una più vicina. Per forza lo prende lì. Perché dovrebbe prenderlo qui? Ma infatti. È ovvio che lei prende quella più vicina a casa sua. È ancora sulle 8:30, quindi abbiamo tempo, dai. Dobbiamo trovare la fermata giusta. Da qui parte. Sì. Perché c'è il deposito lì. E qui siamo vicinissimi al manicomio. Vedi dove va a sinistra? Sì, 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 qua parte. Poi va di qua. Questo è il trenino. Abbiamo quindi per forza la conferma che lo prende da qui, forza. Dato che siamo attaccati al manicomio. Quindi cosa cazzo facciamo? Chiamiamo il fratello. Cioè, non è la scelta mia. Proviamo, dai, lo chiamo. Pronto? Pronto, ciao Stalin, sono Ale. Ciao Ale. Io ho preso davvero 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 molto a cuore questa storia e mi piacerebbe aiutarti tantissimo. Non so bene come fare e sto cercando un po' di capire meglio qual è la situazione, quindi mi farebbe piacere se tu un po' mi raccontassi quello che sai. Sì, senza... Allora, noi siamo in Italia nel 2000-2001. Lei da piccolina si è avuto dei problemi. Lei è bipolare. È bipolare proprio attestata da un medico? Sì, attestata da un medico. Lei aveva fatto anche un TSO. Per chi non lo sapesse, TSO sta per trattamento sanitario obbligatorio ed è una procedura piuttosto estrema che consiste nel sottoporre una persona a delle cure contro la sua volontà in casi di emergenza. È stata ricoverata, poi lei non si è più fatta visitare, lei ha la sua testa e quando dice no è no. Perché mia sorella ha bruciato, ha buttato tutti i tuoi documenti del TSO e quindi non c'è niente di scritto che dice che lei è così. Sapevate che era lì o l'avete... No, noi l'abbiamo scoperto grazie a questo video. Quando tu hai chiesto, lei ti ha risposto che sono problemi personali, lei si intende a noi, nel senso che lei non so il perché non vuole star con noi. Io ho un figlio di 2 anni e mezzo, quando ho visto mia sorella in quelle condizioni, cioè sono crollato. Perché io ogni giorno dormo nel mio letto, ogni giorno mi siedo a mangiare, lei ogni giorno non so lei cosa fa. Da quanto tempo è che non la vedi? Che non ci sto vicino, che non la tocco, non la guardo negli occhi, anni, tanti anni. Cavolo. Perché l'anno scorso sono andato a Torino, era, se vuoi poi ti giro delle foto anche, avevo intravista la fermata del pullman, cioè con tipo dei sacchetti, un giubbottone, cioè tetto terra a terra proprio da una ragazza che viene in strada, e anche lì mi si è spezzato il cuore. Okay. Infatti lei doveva essere curata e quant'altro, però non ha mai preso i medicinali. Pazzesco. Ma scusami, ma perché tu pensi che mi abbia lasciato filmare se sta scappando e non vuole che la trovino? Guarda, quello lì non lo so, infatti io ci ho pensato. Io non vorrei, adesso magari una stronzata, non vorrei che fosse costretta lì e che il fatto di lasciarmi filmare era una, cioè fosse una tipo richiesta di aiuto. Sì, perché guarda, io me ne sono fatti migliaia di pensieri, ma migliaia, io ho altre foto con mia sorella, Giudelka, e un'altra persona che... Giudelka messaggiava con mia zia Santo Domingo, gli diceva che lei doveva fare tutto quello che quest'uomo voleva, perché sennò la buttava fuori di casa, di qua di là, la costringeva a fare le cose. Sai per caso il nome di questo ragazzo? Di questo signore no, poi ci sono altre mille cose dietro, altre mille migliaia di cose. Tipo? E qui Starlin mi racconta l'ultima cosa che mi sarei potuto aspettare, che mi fa capire
veramente la complessità di questa storia. Allora, lei stava con questo ragazzo napoletano, era in questa festa, lei ha avuto una figlia, poi gli è venuta a mancare, poverina. Lei era in questa festa, a un terzo piano, di punto in bianco, è caduta da un terzo piano. Hai presente le ringhiere con le tagliate a fetta di salame? Lei ha detto, mamma, io ho visto Kimberly, mia figlia, che mi ha spinto dicendo, mamma, non è la tua ora, e l'ha fatta passare oltre quella recensione. Ora, se quello che mi sta dicendo è vero, bisogna trovare Giudelka e aiutarla a tutti i costi. Qualcosa riusciamo a tirarlo fuori, promesso. Io mi impegno, io faccio tutto quello che posso fare per aiutarvi, promesso. Dai, va bene. Grazie mille. Grazie mille a te. Grazie mille a te. Buona giornata, ciao ciao ciao. Mamma mia, che storia. La cosa della figlia, ma qua sono senza parole. Starlin mi ha mandato una marea di foto, documenti, audio, di tutto. Ma mentre eravamo al telefono ho visto delle persone che mi guardavano un po' strano. Può essere che io adesso sia un po' a soggezione, ma dato che ci ha detto che Sabri o Giudelka la mattina va verso Milano, noi volevamo intercettarla prima, non siamo riusciti. Abbiamo preso qualche informazione, ma forse adesso è meglio andare nel posto che lui ci aveva detto, in cui va a farsi la doccia, ovvero il tricolore, a lavarsi e trovare il mangiare al tricolore, sperando di avere un colpo di fortuna e incontrarla lì da sola. Tanto per cambiare, prendiamo la macchina e voliamo verso Piazza Tricolore, sperando di arrivare in tempo. L'orario è dalle 9 a mezzogiorno, adesso sono le 11, il navigatore dice che arriviamo alle 11 e mezza, quindi dovremmo farcela. E qua, destinazione raggiunta, Piazza Tricolore. Mamma mia, ma ti immagini se la becchiamo qua? Purtroppo immaginarselo non basta, perché anche questa volta, tra tutte le persone in coda, Judy non c'è. Mamma mia, che situazione. Entriamo, c'è la segreteria. Per caso, io adesso vi mostro una foto di una ragazza. Vi può dire se è stata qua, se sa qualcosa? Sì. Autorizzazione, documento. Non un dato, solo se l'ha vista. Ok, va bene. Va benissimo, grazie mille, arrivederci. Qui non ci dicono niente di utile e onestamente anche noi non sappiamo più dove sbattere la testa. Io ho guardato bene tutte le persone che c'erano lì intorno, lei non c'era nessuna delle persone che ho visto quando sono stato là. Aspettiamo di avere novità da Betty, dato che l'ho scritto, se sa qualcos'altro. La Betty finalmente si fa viva, ma purtroppo non con le intenzioni che speravo. La Betty mi ha mandato due audio che durano 2 minuti. Ciao Alessandro, senti, io cioè, non lo so. Velocizziamo. Non ti posso aiutare in quello, capito? Io più che darti il numero di telefono e dire alle persone vicine qui che appunto è sparita, e più di quello non so cosa dirti, capito? E poi un'altra cosa, cioè non mi metto a cercarla, è una pazza questa. Non lo so, quindi io non c'entro niente con lei, capito? Ma poi, incredibilmente, si lascia scappare un piccolo particolare che apre una strada completamente nuova. Che io so che a Milano c'era il fidanzato marocchino, indico. Secondo me la sono una puttana, te lo dico bello chiaro. Niente. Non pensare che sono una persona da zero, perché non lo sono, sono solo realista. E questa è amica, effettivamente, sta nella sta femmina. E niente, dai, ciao. Buona ricerca. Ci fiondiamo nel luogo che ci ha indicato Betty, che, ammesso e non concesso che abbia ragione, è il luogo in cui Judy va a lavorare. Minchia, ha una stella minuscola così. No, te lo giuro, te lo giuro. Una stella minuscola con la porta specchiata. Un bel hotel in cui passare le vacanze estive. Adesso dobbiamo organizzarci e andare a vedere in qualche modo. Questa è la parte in cui vi aspettate che io entri dentro quella porta terrificante, specchiata, e mi trovi faccia a faccia con persone poco raccomandabili. Per mia fortuna, invece, stremato dalla levataccia per fare l'appostamento, decido di andare a dormire un attimo per rinfrescarmi le idee, finché una vibrazione del telefono mi sveglia. È appena successa una cosa molto strana e particolare, ovvero mi ha chiamato il numero che la Betty mi aveva dato come Sabri. Io non ho idea se sia lei oppure no, però se io vado a vedere la foto profilo della persona che mi ha chiamato, è questa. Sicuramente questo significa che c'è qualcuno che sta facendo il doppio gioco, perché se la Betty ha detto che io non c'entro niente con lei, capito? O a me o a lei, sta mentendo. Ok, quindi la chiamo. Sto schiacciando. La sto chiamando.
Pronto? Ciao. Ciao, come stai? Tu mi conosci? Sì, abbiamo parlato una volta, abbiamo fatto amicizia quando ancora un po' di tempo fa. Ma dove? Al manicomio. E come hai fatto a uscire dal manicomio tu? Cioè? Come tu hai fatto a uscire dal manicomio? In che senso? No, te lo dico così, vabbè, un altro giorno te lo spiego meglio. Guarda, io ti spaccherò la testa perché io ho visto il video. Attento, amico, mi spaccherò la testa. Perché? Io ti avevo detto che filmavo e facevo il video su YouTube. Ti ho anche fatto iscrivere al mio canale. Non mi sono arrabbiata, hai capito? Perché io mi sono ricordata di quel video. Mi sono ricordata, okay, che avevo parlato con dei bravissimi ragazzi. Esatto. Però non mi ricordavo più di quel video. Ma tu sai che, cioè, risulti scomparsa? Sì, mi hanno detto anche questo. Però questo qua di scomparsa lo so perché è un parente che vuole casino con me, hai capito? A te va se ci prendiamo un caffè insieme e facciamo una chiacchiera così tranquillissima? Dai, va bene. Tu ora dove sei? Sei a Milano? Sei là del manicomio? Qua al manicomio, come lo chiamiamo? Come lo chiami tu? Ma io non lo so, io lo chiamo struttura. Poi se era un manicomio, non so, qua io pazzi non ne vedo uno. Ma sei da sola? Sì. Cioè, da un'altra parte c'è un'altra persona, però io sono sola qua, hai capito? Quando vuoi ci vediamo, no? Ma anche oggi ti va bene? Ah, va bene, sì. Ok, dai. Va bene, allora a dopo. A dopo, ciao. Ciao. Mamma mia, che strano, non mi aspettavo minimamente felicità da parte sua. Sembra che tutto vada da una parte e di colpo vada tutt'altra. E quindi adesso bisogna andare là. Avevate qualche dubbio? Andiamo. Nel prossimo episodio. Una volta mi pensavo mamma peggiore del mondo, mamma. Bisogna toglierla dalla strada. Eccoti qua. Quanto tempo? Ciao!